7 punti in 7 giorni con 7 gol fatti e appena uno subito. È la fotografia della produttiva settimana biancoverde, resa finalmente piacevole dalle due vittorie contro le pericolanti Taranto e Tunis. Due successi che hanno dato un sapore diverso al pari interno contro la Juve Stabia, attuale quarta forza del campionato. Tre partite che sono servite a certificare la bontà dello scrupoloso lavoro tattico che Massimo Rastelli ha avviato due mesi fa in quel di Francavilla. Una nuova impostazione tecnico-tattica che allo scoccare della sua ottava panchina in campionato fa registrare dei lenti ma incoraggianti progressi nelle prestazioni e in classifica. Nel confronto col predecessore taurino, 8 gare, 8 punti, Massimo Rastelli può intanto trovare conforto nella matematica che sullo stesso panel di gare giocate gli consegna una media di 1,5. Trend in crescita che ha permesso all'allenatore di Pompei di collocarsi in pieno limbo, lasciando la zona rossa dei play-out distante comunque un punto, ma anche di collocarsi a ridosso, sempre di una lunghezza, di quel decimo posto occupato dalla coppia Latina e Picerno. In realtà, come sottolineato nel dopogara da Fabio Tito, l'obiettivo stagionale dello spogliatoio bianco-verde è chiaramente diventato quello di puntare dritto alla quarta piazza, alle spalle di Catanzaro, Crotone e Pescara, che hanno ormai accumulato un vantaggio consistente. Lo stesso piazzamento ottenuto lo scorso anno, ma solo grazie all'esclusione del Catania. Gap assolutamente colmabile se si pensa alle 21 gare che mancano alla fine della regular season. Prima di alzare lo sguardo verso l'orizzonte, tuttavia, sarà bene continuare a tenere gli occhi ben saldi sui prossimi tre impegni che mancano alla pausa invernale prenatalizia: Andrea in casa, Monterosi a Viterbo e Pescara al Partenio Lombardi. Tre impegni che Rastelli affronterà con una squadra ridisegnata sul canovaccio di un anomalo 4-3-3 che davanti all'esperto Pane vede Rizzo, Moretti, Auriletto e Tito titolari rispetto a Ricciardi, Aia, Ildianis e Zanandrea. Paradossalmente i primi cinque, nei pronostici estivi, erano tutti o quasi delle riserve, a riprova che Rastelli non fa valere le gerarchie. Prova provata anche a metà campo, dove individuata la collocazione di un Casalino ormai imprescindibile, i gregari Matera e Maisto hanno messo a sedere i deludenti Franco e il quasi sempre convalescente Dall'Oglio. Proporzione di un titolare rimasto al suo posto su tre impiegati, anche nel tridente offensivo, dove alla resistenza del solo Marcello Trotta, dirottato comunque a destra, fanno da contraltare le esplosioni di Russo e Gambale. Altre due scommesse di De Vito che dovevano semplicemente crescere all'ombra dei vari di Gaudio, Canute e Murano. Esuberi per il momento costosi ma poco funzionali all'Avellino, che Rastelli ha in mente di continuare a plasmare a sua immagine da qui a un mese.